Le terme nord, terzo secolo avanti Cristo, poste all'incrocio tra il XIV Senoposto Ovest e la Plateia B. Le terme nord costituiscono un esempio in buono stato di conservazione di edificio termale pubblico della prima metà ellenistica, fornito sia di acque calde che fredde. Il bagnante depositava le vesti in un apoditeirion, per poi procedere o verso una sequenza di due ampie camere voltate a temperatura ambiente oppure verso un percorso riscaldato. Quest'ultimo era costituito da una piccola camera sudarium riscaldata da un forno sotterraneo o ipocausto e quindi da una tholos o camera circolare coperta da una cupola emisferica e dotata di vasche in terracotta per il bagno caldo. Giriamo il termine contro sole. Sì. Sto girando.